Dov'è? Sì, ma sta lì non fa casino. Chuck 2. Ciao ragazzi, bentornati sul canale più amichevole del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, stasera ambientazione un po' diversa, vedete? C'è il microfonone davanti perché ieri qualcuno ha detto che non sentiva bene. La mia lavagnetta dove prendo gli appunti tecnico-tattici e dove appena finito il video ci ritorna il puzzle della scimmietta George. Perché questo stasera? Perché interrompiamo la web series sul cosa serve alle 5 grandi e andiamo a parlare di attualità ed ovviamente parliamo della mia amata Roma. Perché? Perché è arrivata la notizia pochi minuti fa dell'accordo con Jordan Veretout, il centrocampista della Fiorentina che domani sosterrà le visite mediche, per cui questa telenovela finalmente finisce. Veretout arriva alla Roma, si parla di una cifra intorno ai 19 milioni di euro. Sapete che a me Veretout non fa impazzire, ma da domani forza Veretout, ok? Ma non era questa la notizia di cui vi volevo parlare e neanche del fatto che la Fiorentina si sta avvicinando al mio pupillo Gervinho. Vabbè, non volevo parlare di questo, ma volevo parlare dell'amichevole di oggi pomeriggio, Roma Tor Sapienza, che ho visto adesso in differita, ovviamente prima lavoravo. E perché parlare di un'amichevole estiva 12-0, voglio dire, non c'è neanche da fare un video, perché? Perché secondo me è venuto fuori uno spunto interessante nei primi 20 minuti. Se voi riguardate la partita, dal 20° minuto per circa 5 minuti era il momento in cui il Tor Sapienza aveva la squadra, diciamo, tipo titolare, dopodiché, dopo il 25esimo ha sostituito tutti quanti i titolari e da lì è stata un po' una passeggiata, ha mischiato la squadra, vabbè, dopo è stata più una sgambata, è stata, ma prima effettivamente è stata una partita vera. Cosa ha fatto il Tor Sapienza? Il Tor Sapienza, intorno al 20° minuto, stavamo 2-0, rigore di Perotti e tacco di Schick, quindi non due gol costruiti su manovra, ma due gol occasionali. Adesso aspetta, mi sa che non mi si vede, se taglio la testa poi Claudia si arrabbia. Tor Sapienza si era messo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 e 1. Questi erano i giocatori del Tor Sapienza, messi così. Noi stavamo con i nostri fanciulli crocette, noi stavamo messi così praticamente, e per circa 5 minuti la palla faceva. Tant'è che i telecronisti, molto bravi sinceramente, perché prendevano sempre degli spunti interessanti, dicevano: ma guarda qua, si sono messi tutti quanti in difesa, c'è l'area piena di magliette verdi e non riusciamo a passare. Perché parlo di questo piccolo momento della partita ma significante? Perché abbiamo sempre parlato di un Fonseca che ama il possesso palla per poi andare a fare gol. Perché se la palla l'abbiamo noi non c'è bisogno di difendere. Ok, bel concetto, bravissimo. L'avevo sentito qualcun altro parlare di questo concetto? Sì, Luis Enrique 2012. A me questo momento qua mi ha ricordato la partita Lecce-Roma 4-2, ve la ricordate? La casa in Lecce di Cosmi, partita che il Lecce portò sul 4-0 e Cosmi disse a Lecce: fermatevi, vi ricordate? Vergogna assoluta. Dopo che facemmo due gol negli ultimi minuti, ma non è questo. In quella partita noi facemmo tipo il 70% del possesso palla, facendo zero tiri in porta, zero tiri in porta. Era stato un continuo palleggio intorno all'area del Lecce. Allora, per me alla Roma c'è un problema esterni, è un po' che lo dico. Perché un problema esterni? Perché qua abbiamo un vero. C'è scritto verticale, non si legge, però fa un vero. Qua c'è però. Under non salta l'uomo. Under non salta l'uomo, ragazzi. Under fa questo lavoro qua. Prende palla, s'accentra e tira. Non salta l'uomo. Con la difesa così, sto lavoro non lo fai. Kluivert parte in velocità. Non salta l'uomo. Lo salta solo in velocità. L'unico che salta l'uomo è Perotti, che fa questo lavoro qua.
no? Classico di Perotti, passa in mezzo, lo tira. E infatti i telecronisti, giustamente, durante la partita l'hanno detto, hanno detto, ecco, Perotti è l'unico esterno che fa un certo tipo di lavoro. Perotti il problema è che ti fa 15 partite l'anno. Ragazzi, serve per fare questo gioco qua, serve l'esterno che salta l'uomo, tira e butta in mezzo. Altrimenti noi quest'anno stiamo costruendo una squadra ottima, ottima sia in difesa che a centrocampo, che speriamo si arrivi in attacco, ma ci manca il fenomeno che crea superiorità numerica. Qua ci va Thauvin. Adesso non mi voglio fissare su Thauvin, ma ci va un giocatore di quel tipo lì. Oppure sto pensando che l'alternativa sia riproporre, come faceva Ranieri, Zaniolo alla destra e Pellegrini va a fare il trequartista, ed è per questo che stiamo acquistando centrocampisti. Ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, se per voi questa mia disamina è giusta, se rischiamo veramente di passare un altro anno a vedere circolare la palla al limite dell'area. Non ce la posso fare, veramente non ce la posso fare. Se c'è la necessità veramente di acquistare un uomo che riesca dalla destra a creare superiorità numerica, oppure se pensate che possiamo andare avanti con gli scavetti di Nzonzi dentro l'area di rigore, non so, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ovviamente stasera video molto breve, nessuna telefonata finale, speriamo, il cellulare è spento, e torneremo domani pomeriggio, ovviamente ancora con cosa serve alle 5 grandi, parleremo dell'Inter, per cui interisti pronti con scudi, spade, battaglieri, vi voglio. E ragazzi, che dire, un saluto dal secondo divano. Ah, cacchiaro, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, ovviamente, che abbiamo superato i 5.500 iscritti oggi. Grazie ragazzi. Quindi dicevo, un saluto dal secondo divano più famoso del web, che tra l'altro con sto coso qua davanti dà anche più senso. Se hai capito la battuta, sei uno zozzone. Te l'hai capita la battuta del secondo divano? Come l'hai capita? Perché l'hai capita? Non dovresti aver capito te.